Saluti a tutti e beni ben uso una puntata nuova di Saianna de su Tempus, un viaggio intruso dei sprendas dell'archeologia sarda. Già a Singhizio del 1800, in Sardegna, cominciano gli scavi archeologici che dipinti boghe a pillo, nuragisi o altro giassoso. Mi rapporta però con questo giassoso funti stetus abbandonato, ma goa adesso scavo. A travolta invece, come esempio del nuragi dei Barumini, funti stetus valorizzato. Su nuragi dei Barumini, di fatti, oi contara più di 100.000 visitatori in tutto l'anno. Gli esti dunque sa uno dei giassosi più visitati di tutta la Sardegna. Però in questa puntata è uso decido di comprendere meglio che lavoreresti su benitori dell'archeologia, come a partire da questo sgavo si vuole valorizzare su giasso. Esu cominciò dunque con un'intervista all'architetto Gianni Gallus che fende un traballo importante meda po sa valorizzatura de sunuragi porcarzos de Borore. Su viaggio di oggi ha portato in su margine, uno dei luoghi più ricchi di nuragisi, tumbasa dei giganti, puzzu sacro, tutto su chi spettera sa civilità di nuragesa. Esti un luogo chi deniri sartu numero su numero prusartu forze de nuragisi dedotto sa Sardegna. Esu scioverà un luogo che si su nuragi porcarzo, so se su in sabita de Borore, o esu in compagnia dell'architetto Giovanni Gallus. Giovanni, ita si vendi in questo nuragi e ita speraisi dell'OMPI, come ti progetto, partendo da noi e a manie in tutto satra satrusartu de Borore. La prima cosa che siamo facendo in questo nuraghe è la pulizia di tutto quanto su nuraghe e dell'area intorno a su nuraghe. Poi è importante a ponere in sicurezza questa parte in da secolo di Ammie, che sono le architravese, che sono importanti, che sono lesionate del suo tempo e sono momentaneamente contrastate da questa cosa dell'Inna, che non è proprio una cosa sicura come in altre cose. Questo nulaghe è probabilmente un nulaghe per il manno, sicuramente della zona del margine, ma calicuno, professor Lelio Nariada, che vi forse si sopra il manno dell'intera Sardegna. È un nulaghe che è stato abbandonato dai secolos, probabilmente, però è stato conservato dalla natura. È stato scoperto in Sosano del 1960, se non sbaglio, che aveva completamente occultato da queste sterpaglie di vario genere. L'unica cosa che ischiana che aveva qualche cosa asciutta viene sono scazzatori, che in questo tempo si faceva una sagazza che in suo furetto.
questo furetto, questo diello del furetto, in traiata, e noi si è plus. Tanto che qualcuno è andato, ma voglio dire che va qualche cosa, qualche rutta, qualche cosa importante. E tanto che una mano santa, evidentemente in questo caso santa, ha posto fuoco e ha fatto apparire questa meravigliosa, in sa prima volta avete un ammasso proprio completamente di preda, non mezzo identificabile. Poi a fine hanno scoperto che avete un uraghe. E su questionau del suo professore Lilliu, Giovanni Lilliu, che siete su babai manno de archeologia sarda, in primis questa nuragesa. Devo pure studiare a pizzo su dei libri su dei suoi professori, ma su professori ari traballau, studiavo e scritto su questione di 50 anni a oggi. Il tempo però è cambiato, è cambiata pure la maniera di questionare di archeologia. Dei documenti che conosciamo già questo nuraggio, ne saperi rari, ma mi venne a questa curiosità che stiamo a pagina Facebook. Dunque, Facebook non è vero che stiamo in un strumento sbagliato, anzi, se vuoi questa cosa, è un altro che è sicuramente uno dei vettori più importanti. Se tenete una pagina Facebook, si narra Nuraghe por Calzos, e si attiva a me la volta ad ogni addiri di fotografia, di un documento, e dunque sicuramente questa cosa azzerriamo gente curiosa, studiosa o semplicemente insomma appassionato di archeologia. Questione di subbenitori, dunque, di questo nuraggi, ma non scelti di questo nuraggi, di tutto questa bidda, di borore, di tutto questo sarto, di questo margine. Partendo da noi, ita boresi vai. È vero, dobbiamo fare un progetto, siamo a fare un progetto abbastanza importante e moderno. Dobbiamo innanzitutto scrivere come è fatto questo nuraggi. Puoi scrivere come è fatto, questa è una tecnologia meda moderna che non consente di proprio di lo fare bene. Si narra da bene di utilizzata questa tecnologia che si narra laser scanner. I test, il laser scanner è un strumento che con questo raggio proprio laser ha a misurare proprio milleticamente tutto quanto usa palato murario, tutto intorno, eccetera, facendo proprio una misura esattamente precisa a un millimetro. Questa è in terra, dunque questo strumento viene utilizzato da questo operatore che va in sormuros proprio tutta questa verifica, a intro su matessi, eccetera. Però questo nuraghe ha un'altra vista importante, questo è esterno. L'esterno che è in questo tempo non è proprio identificabile, che abbiamo da crollo, de muro, eccetera. Tanto si usa una tecnologia analoga, però aerea, chi sa aereo. Questo aereo ti va giù che tre telecamere, sempre con questo sistema moderno che è il laser scanner, che ha da misurare da esatto tutto quanto su un nuraghe e intorno a esso. Sul risultato del sommatore di questa due tecnologia ha da fare questa visione di questo nuraghe commente che la persona sia di entrambe e girando intorno a questi stessi. Però batte un'altra cosa importante, che questo tipo di rilievo, questo tipo di restituzione consente da suo tecnico, specializzato, archeologo, architetto, ingegnere, insomma, specializzato in suo settore, di badare bene i test sul problema del muro, eventuali crollos in atto, insomma, tutte le cose che sono importanti per mantenere questo monumento. Sì, non so pure l'on più noi, se più fai uno scanto di giro, su poi testi un po' di rutto, in certe parti. Sì. Dunque, se pure chi non si può rimuovere, dunque, se chi mancai non può ribenni in Sardegna, no, però, de domo sua, mancai dessa Svezia, dessa Germania o degli Stati Uniti, se può ribiri, a commenti, viera su un uragi. 3.000, 4.000 anni fa. Questa è la cosa più importante. Voi te quando sa gente biri in uragisi, chi non funti narasu sgavasu, limpiu, narra, ma devo pubio un montone di verda, se no questo è un vuedo che, ahimè, ho ancora so e carincuno narra. Dunque, se vai biri su un uragisi,
commenti du subienta i sardo su de sa protostoria e si sa cosa più importanti. I mo si spostaso però de calincun un chilometro e carausu in Cabeggiosso. In Casteddo si va a un progetto importante merde, da cui intendo questione già pro de Bintano Zaoi, cusu de cittadis regias, le città regia, le città regie. Ita si vorin in Ais, architetto a pizzu su de questo progetto importante mera. Questo progetto l'ha poi iniziato in sos anni 92 o 93. È stato presentato a sa regione in su 2000 e è stato finanziato dai custo fondo della comunità europea che mi da dinare 75 miliardi de salire. La città di Reggia de sa Sardegna Suni. Cagliari, Iglesia, Soristano, Bosa, Alghero, Sassari e Castelsardo. Tutto canta dall'estremo sud della Sardegna all'estremo nord, che si attestano in questa costa occidentale. Questa città ha avuto una storia meravigliosa. Sono tutte città fondate da diverse gente, da Sospizzano, da Malaspina, da Sordoria. Tutte gente che viene in questo tempo su, viene sopra di noi. Però, e hanno fatto una cosa meravigliosa. Questa città dei vini, pur essendo proprio sotto il dominio di questa gente, vin libera. Teniana sono rappresentante della città e dei cittadini che andavano presso il re, che vive allora sul capo di tutto, a rappresentare le esigenze e tante le cose. In pruso teniana la moneta unica, ogni città teniva la moneta, che vede un privilegio straordinario per l'epoca. E hanno fatto poi i test di questa città, sono tutto quanto a zintare dai muri, sul castello, tutto quanto sul castello, eccetto probabilmente Oristanis, che non vive proprio in un castello, un castello a intro, ma vedi pruso vicino a città di Murata, che vede in Cabra, una gainara di storia. Però questa città diventa un progetto, prima viene tra issa sempre grande, come diventa invece un progetto unico che questa cinta muraria diventa un elemento trainante di questo progetto. Abbiamo fatto già prima e sindaco in questa società, che va che questa cosa, su Cagliari. Cagliari vida da esarto, da aereo, però chi potete essere vita singolarmente da persone con questo strumento particolare, oppure metà gente esercita di fronte a ogni schermo e calicun operatore che le va a girare, che va a volare sopra della città di Cagliari. Però chi si idea di falare da esagera, entrare in sa chiesa maggiore, in sa cattedrale, e vedere sa cattedrale, sa cosa bella ad essere chi. Chiunque bisiate a intro, che sia francese, tedesco, eccetera, che in un apparecchio particolare che si narra Bluetooth, eccetera, può discrivere in salimba sua, internando l'operatore unico. Dunque, un viaggio in storia a tutto canto, so chi conviene in questa occasione. Sul progetto este, vediamo tutta la città regia e deserto e entriamo alla conoscere. Un altro sarto di qualità ad essere tornare in da sé così in storia. Ovvero, se è possibile, tramite una meda gente che ha da tribagliare, archeologo, giovane, che sono studiando storia, architetto, eccetera, tutto quanto sanno essere palesi per arrivare a studiare i tevisa città in su 1600. La città di Leonora, la città di Cagliari, la città di Malaspina, di Sordores, eccetera, quando in questa epoca viti obbligatori a rinforzare la cinta muraria dei suoi muri, che aveva cambiato completamente la ragione della guerra, che aveva la polvere da sparo, insomma, tutte queste cose. Ad essere bellissimo a vivere, a rientrare in suo tempo antico, e come ti sa da fare? Sa da fare attraverso questo sistema tecnologicamente avanzato che potete annullare, pulire la città dalle cose moderne, lasciando solo le cose antiche. In susarto de sa marmida, doi esti una bidda di origini mesuevali. Questa bidda di Nanta isprazzasa. Ingunisi due punti, due scresias a mesuevalisi. È un castello che è stato fregato proprio in sedati giudicali.
Dove è stato però un museo nuovo a Sardegna che è stato fatto in maniera tecnologica. Se sono andato dunque a avere commenti, un museo pori di comunque andare in antisi non scetti con i reperti sulle vetrine, ma pure un video su chi conta la storia di Susarto in età medievali di Sabida dei Sprazzas. Se su l'ompius in sa regione de sa Marmitta, gindieneri de sul latino Mammilla. In questa regione, in su Vassau, anti Messau su trigo, vi era importanti prevalentemente po' su trigo, o est importanti de maniera culturale e archeologica po' sa presenza de su nuraci de Barumini, uno dei spru visitaus de dottu sa Sardegna. Meras però non scinti che accanto a de Barumini doi esti una bidda chi naraso isprazzas, a onde doi esti un museo asuta de su casteddu de Marmitta, chi ospitarà a repertus archeologico su diante agattà in su sgavu de su casteddu, ma non scetti teneusu una parau multimediali. Esti uno de spagus un museo su de sa Sardegna, chi contanta sa storia antica de sa terra nostra de maniera tottu noa e tecnologica. Salute a tutti, sono in su Museo Archeologico de Muda, in Sabida di Sprazzas. Sa che vi esiste una mesa paricciara con pratus, pingiaras, non poi taseso in una posata, ma poi in questo museo tu esti una parte dedicata a sa cucina in sedati mesuevali. Accanto a me tu esti Giorgio Murru, archeologo curatore del suo museo Muda, dirigitore del suo museo dell'Aconi, di de stato a Menir, uno dei più importanti di tutta Europa, chi spettra è stato de sedati preistorica. Però oggi noi dobbiamo questionare la età di Nuragesa, su chi è accaduto in queste età, i popoli che dovevano, in questo museo dovevano una verda con un'iscrizione che questiona di un eritanus, o un eritani. Chi ne vivianta? Un eritanus vuota i babbo nostro, deuseo baruminesu, vivo a 2,5 km da Sprazzas, ho studiato questo territorio da sempre e quando è stata agattata questa iscrizione, sorgoglio è stato umeda. Poi, questa prima volta, questi uomini che vivono ogni a dire, questa gente che vive ogni a dire e chi vive ogni a dire, potevo dire che hanno detto babus che hanno detto un uomini. E credo che questo sia da una considerazione importantissima in sa crescita sociale e culturale del territorio. Poi taga su documento è pago connoto ancora. Però su Museo Muda nasce proprio può donare bogi a questa iscrizione prima ancora del suo traballo che è stato fatto in Prude Trintano, in suo castello. E po' di questionai e po' di naiga, in terra che si rendi, questo trigo, questa fonti in terra di Isuneritano, cioè di una popolazione che veniva da un uomini preciso, che poi in terra di Uneri fonti diventata San Marmilla, e questo è importantissimo. Ma questo toponimo, questo nomini, questo neri, chi torna da voi in altro luogo puro, da San Marmilla, Villanova Franca per esempio, una terra che vive a questo nomini, quindi a Varrao, che ancora cosa, ai Cimpauli Arbarei, poteva un'ai che scrive sulla pagina nuova, cioè poteva un'ai che questa terra dei due nomini, questo popolo degna ad un nomini. Mancai si iscrizione va e chiestiona da una dedica,
una dedica a sa massima espressione religiosa di su tempo, su Giove, di va in tu tempio, cioè di va in ti, una costruzione, secondo me, magnifica, voi taga si iscrizioni, è magnifica. E in questo momento si iscrizioni gestiona da de, già de un atto devozionale, e usa podinai, no? Cioè, se ho questionendi de un eritanusu romanizzausu, no? Non mi è difficile a poter fare questa considerazione, cioè se uso una terra che sul latifondo, sulla coltivazione estensiva e intensiva del sudrigo, prima di tutto, è la prima cosa che potevo subire e che potevo studiare, del suo tempo su dei nuraci, sia appunto, non è sti, casuali sul fatto che se su una terra a ci punti tre nuraci ogni 2 km quadrato di terra, cioè se è sudrigo che ha fatto tutto questo. E non è sti manco caso che Mariano IV, prima di diventare giudice, in Sarbarei è Sennori de Marmilla. E conti de Goceano, ma è Sennori de Marmilla. Cioè, dessa terra che produce maggiormente trigo, no? De tutta sa Sardegna. Cioè, impari a sa 300, punti sterra, sa chi funti brusu devota, sai, questo tipo di coltivazione, ancora oggi. Cioè, oggi che siamo questionati del nutrizionismo, che siamo questionati di alimentazione, proprio su trigo di questa terra, te di un significato che torna da essi importanti, cioè, no, terra sa scarescia, non fetti terra povera, poi tagaoi se usa ancora lì, c'è attenzione, però in prospettiva sa punti diversa, su trigo è la base di questa terra. I suneritani sostenivano abbastanza ricchezza, così vuoi permetti di innalzare un tempio a Giove. Funti, come ti narra prima, assolutamente in linea, culturalmente forse in linea con la cultura romana. Se io sono una terra di confino, inteso a questionare dopo, con altre terre appena a nord, in cui il sudrigo non si coltiva pruso, a nord della Saggiara, da Gestori, tanti po'. Cosa dei squadretti, sai, ci non citavo su un logo anziché un altro, una Bibbia anziché un'altra, e cosa giara è proprio una lacana, no? Un dremini che divide di terra diversa, agricoltoresi in noi a pate basso, pastoresi, allevadoresi a pate susu, e in cui la nasce tutta un'altra questione. Mi fa piacere questionare con te, vuoi porre su questionare dell'archeologia preistorica finché si arriva a questo mese. Ma questo naraso è la cosa più giusta, vuoi di più subire il sardo su come un uomo l'unico o comunque sa lineare chi del suo neolitico fa su manco su finché a oi se si evolve. Sicché tu sei d'accordo, tocca raggiare ma che in museo su in già su archeologico su a cominciare a questionare no de unico su no de a romano su questo a romano su antivatti gusto quest'altro no de sardo su manca è romanizzato su e tutto questo dato su tu subito su in perda su come ti gusta appunto desuneritano su ma a trasa testimonianza sa puro in santo su il te sussegno quando Narauso sa civiltà di Nuragesa esti a Cabara, pomodennai, come non esti a Cabara, esu sigiu esi sardusu, con fenomeno su del sincretismo, evergetismo e cinendi. Di questionamo su prima, commenti mai, i nomini si desprimu giugisi, funti totu nomini si palio sardusu, Nuragesusu, insantusu, è una cosa e succede, non è che si funti. Torrauso a pesai a goa de già Emilianusu de impero romano, no? Che te succede in questa fase? Caste su babu manu de sa civilità de noso sardusu. Giovanni Lillio
una rada che su sforzo che manno che dapinti fa i sardos può comprendi calli esti stettia sa fortuna che ha fatto sì che per esempio sa civilità di nuragica possa essere considerata sul momento del rinascimento dei sardos, no? Cioè non è nao che sul rinascimento da pa fatto vedi Lorenzo de' Medici in Firenze e chi non è cussu non è sti rinascimento. Non so di ottenere in un altro momento, però di questo di questione dopo, ma mega e naiga su professori considerata allargata su campo, no? Cioè sa Sardegna è stu isola e non so di sempre i bida di aici e questo deve essere du deppu nai, sa condiziona un meda e come te naiga tutto su chi è nascio in noi, come te chi sia dentro una pingiata, no? Tutto su che sta entro la pingiata, sta in tengui e basta. Però non è a considerare sul fatto che esti in su centro del grande mare, cioè del suo Mediterraneo, e sul Mediterraneo è bivio da tanti genti. I sardo sono su noi, i scorsi cano sono venuti in Sia Corsica, i baleari sono venuti in Isola Balearica, poi isso è andato a innanti, si è andato tutta questa gente che vive d'orore e mari, orore e questo mari. No, non si vuole di non intendi fradi sono qui in sattro, fradi e sorrisi sono qui in sattro su. Nel di gusto, ad avere un discorso, poi gli studiosi sono sempre e si chi gusto, le uffiabili di aici. Tant'è vero su che esprimo su nos e tutto, chi stia nove Sardegna e non chi stia nove mai da sardo su, commenti se nendi. Cioè, non se narrò sempre chi stia nendi dei nuragici e delle civilità di nuragica. Cioè, i tavini ha fatto, per esempio, la Dea Madre. Noi da Deneo su un neolitico, poi da Deneo su Vagheddu in sa prima metà di su metallo, poi a un certo punto sparessi di non avere un pruso, ma vedi poi ti hanno riante una forma, non hanno attivato a forma e vemmia. Però si dice su scarescio su, de su fatto che in uragico su, i sardo in uragico su, canto puzzo santivato, e lo sozzerriamo su pozzi sacri, pandaci caita, pandaci cai s'acqua, ma s'acqua è semblema primaria, no? Dessa vita, dessa fertilità, dessa generosità di dessa terra, dessa dorradura sa terra e stessa terra come te mamma. Cioè Dante esaltate in maniera incredibile, ma pensa che oi chi se usa nendi a forrogare d'orra, no? Sta c'intranta questo spuzzo su mei nuragisi, funti vetti alimentarisi, cioè srebinti vetti può fai acqua, casi commenti sa Sardegna è sempre siccitosa e quindi dopo che fai acqua vetta chi no, chi non buffa in tagusa oppure funta corrausa in trengui, e invece se usu, sottovalutendo un significato diverso, certo che sa quasi da buffanta puro, è logico, no? Però attenzione, poi taga in un momento preciso, mille innanti di Gesù Cristo, no? Tutto questo ben trasformato in un tempio spragio in sa terra sarda. In uragi se tutto, no? Su un uragi, per esempio, dei Tireddo, no? Dove in sa primotta, con notta, in sa stanza de basi, de sa turri centrali, di questo uragi, un gire sedillisi e una turri nuragica in mezzo, cioè e sa questi ingui, e sa di più su torrai scrivi, no? Non c'ha di momento di serratura, c'ha continuità. Poi, per questo che narreste, che fosti in prima, sa Sardegna è un luogo che attrae, cioè sa gente è sempre arrivata in Sardegna, i sardi su piganta questa idea, da sa sfanti propria, da sa mestura a Isisoro, e poi da sa storranta alla sai. Quindi da noi, non so, di più immaginare questa Sardegna come un luogo di accoglienza di ideas e su mari come una grande autostrada, no? In cui uomini, femmine, ideas, mercanzie e tutto su io le ho pensai, no? Arribanta, tornata a partire, si va di e cosa. Questa è la storia dei sardos. In compagnia di
Davide Schirru, archeologo, che traballa come ti ghia in oggi in suo museo Muda di Sprazzas. Davide, contasi, quando nasce questo museo? Cali finalità di si se posto quando nasce e questa finalità di si oi dei si lompiasa? Questo museo nasce in su 2013 e fondamentalmente questo problema via da che in questo momento non ci via un museo che visionesse di su Medioevo in Sardegna o un museo innovativo che potesse di questione ben di su Medioevo in Sardegna e in particolare ovviamente da sempre per giudicare. Quindi questo obiettivo via da te, in qualche modo colmare questa lacuna che ci via da in Sardegna. E quando tu cominci a fare un progetto di questo tipo, ho visto in modo di essere in grado di comunicare in San Melluso in maniera possibile. E su modo di fare questo, via da te, di realizzare un museo digitale. Un museo che fosse da accanto a gente, che potesse in qualche modo comunicare in maniera innovativa, sia per spiccio che ma possa gente provare a lavoro e la splassa si vede sul luogo perfetto per fare questo. Poi tu vedi il suo paesaggio, tu vedi il suo castello, tu vedi il reperto sul suo castello, poi tu vedi tutto ciò che è stato scavato in cui praticamente. E, quindi in noi due di noi stanno tutti questi ingredienti, se vuoi fare ciò che è andato a fare, può realizzare una maniera nuova di comunicare sul meglio del sapere. E dopo penso che è usato mera e ho conseguito questo obiettivo e io credo che su manco impatti è stato realizzato poi in noi quando questa gente pensa da su Medioevo in Sardegna pensa dai a su chi vuoi anche poi andare o imparare che è qualcosa di nuovo io penso che pensi da su manco che tu hai speranza. Noi due o in realtà di Noa che ha dimostrato a Mesano se deve essere in grado di comunicare e deve in modo che Spiccio Credus in particolare possa diventare qualche dedo per familiare con quest'epoca. Già è de uno scanto di anni a oi, uno scanto di persone, di studiosi, anche di zidio, de fraigai un luogo immaginario, un luogo che comunque è fatto pigente come modello un vidascio dei dadi nuragesa. Se su questione di questa mosta nuragica, questa mosta è girando in tutta la Sardegna, de uno scanto di annusu, e su decido di intravistare i attori di questa mosta e stanai Paolo Alberto Pina che si raccontava quanto persone si bannata ad abiri ogni anno e prima di tutto quanto è importante poi si scolasa, poi si studianti si sardus vivi in maniera differente su studi dell'archeologia sarda. Conta questa storia di Sardegna de maniera nuova, de maniera tecnologica. È possibile. E si danta a mostai, gli organizzatori di questa mostra nuragica, che oggi divenne avuto un archeopark. Questa tecnologia dunque ha s'impero de su conto della storia della Sardegna. Come ti vai? È possibile imparare tutto i sainas che la modernità si offerirà. Dunque, commenti con i subvenitori dell'archeologia. Desaviri in questa intervista. Conta l'archeologia de maniera differenti. Commenti questa tecnologia o si vuole romperai può contare questa storia della Sardegna antica. Paolo Alberto Pinna, su ideatori di questa mostra, non si conosce già da uno scanto di anni, ha tentato su rageri e sonori di collaborare con Bosatrus. Contasi però commenti nasce questa idea, anzi, quando nasce e qual è stato il motivo che si ha portato a fare tutto questo che è usabili oggi.
Nuragica è nata da due anni, abbiamo cominciato da Olbia, proprio di Olbia, e stiamo a narrare 6 anni della Sardegna, proprio di tutti i turisti arrivano in cue, con Sanae, con l'aereo, che ne intende carchi informazione e di più di sacchi a cattan in donza luogo, in donza Nuraga, in donza museo. E l'idea è stata di narrare Jutta, Bruitte, Sazente, a Savine questa esperienza, narra manco male che abbiamo inteso tutta la storia, finalmente, tutta la intrea, Bruitte in Donza Logu, Santa contato una storia differente. In Donza Nuraghe narra un piccolo di storia ed è difficile alla ponnes tutta un pari. Noi abbiamo compreso che Monte Brama è una scoperta della civiltà nuragica, per esempio, tanto che abbiamo scritto, che abbiamo intende tutta la storia prima di conoscere tutti i scavi, tutti i musei, tanto questo mezzo, intendendo tutto, più spazio abbiamo a narrare, a comprendere tutta la storia da Sgominzu a Savine. Dunque, se vorrei dire questa mostra è propedeutica a su viaggio e a su conoscimento della storia della Sardegna antica, specialmente questa dedati nuragesa. La cosa che mi piace di Bruso, quindi ti devo sunai, è che vosotros usesi partiuso questa tecnologia, visoris in 3D, poi arrivai comunque a sa realtà. Poi mancai sa gente che è di noi che ha visto, che ha visto sa mostra, bolliri toccai con mano i soggetti, cosa che non può rientrare in museo. Commenti s'approcciano su visitatori oi in questo varco archeologico? Isos enini kirkendes la tecnologia, isos bidene sa comunicazione con sos visores della realtà virtuale, tanto che erene provate un'esperienza nuova. Enini in oghe pro dimandate questo. Tanto noi li narramo, deppes intende tutta la storia, amo un parco, amo un spazio in cui potesse viaggiare in suo tempo. E da un'epoca a un'altra passiamo della storia, delle tombe, delle nuraghe, dei bronzetti e tutto. Tanto a Savine, proprio a Savine, questa esperienza della realtà virtuale, narana simus benito per la realtà virtuale, ma l'emozione l'hanno su provata, toccando queste cose, comprendendo come vive la vita, i rituali, i domos, tutta l'esperienza che, come due narra, ovviamente non è possibile di ponere a intro la tecnologia. Tanto la tecnologia è un finale bello, un finale emozionante me, da proprio l'hanno introdotta in Sardegna come te sa prima. E sa gente, abbiamo compreso come che nel corso tu sa. Ma la realtà è più forte, abbiamo sa narrare. Tanto a Savine narana che è stato potesse più bello a bere, a toccare, a intendere su conto che non sa tecnologia. Oggi su poi questa intervista a intro de una baracca. Sa cosa che mi piace di Bruso è che vosotros si sei affidato a personale specializzato. Tutto il pannello sotto di Tascaliesa vunti su frutto di una gica scientifica fatta a pizzo del libro su archeologia, fatta libro a pizzo dei manuali di archeologia, in oggi un paraisi buru ghiasa che vunti archeologo o comunque sa picciocus e picciocas che anti studiau, che nante cosa sa che anti scritto is archeologo, però danti tradusia che vorrei sunai de maniera prusu divulgativa, no? E questo su vuedu che ho e pragimera. Dunque, se vorrei sunai che sa mostra nuragica esti nasce buru de una necessità, cioè proprio sa pregunta de sa genti
sasidi di archeologia che è sempre grumane in Sardegna, poi tenevano gente che magari non ha studiato archeologia, ma si appassionara e volli riuscire. Dunque, questa nascere commenti a risposta a questa pregunta dei sagenti, dei sardosu e noscetti dei sardosu? Sì, abbiamo spolto una luce, possiamo narrare, una luce in questa storia, perché nessuno ischia bene i te vidi. Tutto so sardo, idene so snurages, tutto in tutto so slogos. Quando venivano in Oghe, erano scritte una storia, tanto l'idea è stata, idende sa gente su fine settimana, intra so centro commerciale, si chiede cercando tecnologia, telefono, tablet e tutta questa cosa, ed è appunto, ma è possibile con tutta questa storia che abbiamo, la gente anda in cue, in cui non veste nessuna storia. Tanto proite non proviamo a ponere un conto giusto, una comunicazione giusta e moderna a questa storia, che è comunque una storia mega interessante. E questo è stato la combinazione della storia interessante e della comunicazione moderna. Proite la storia, chiedere una comunicazione corretta. E a noi non spiega di narrare se cosa aiuta. Non ha bisogno di contare conto su inventato. Con questa storia aiuta la gente, queremo provare, queremo mostrare che la gente si emoziona si mattessi. E l'emozione della gente è qualcosa che è difficile pure de boss narre, de bruite, noi schiamo bruita narre, la gente essi dai noghe emozionata. Dunque, se può acabare questa intervista Paolo Alberto, ti faccio una pregunta. A principio che vosatrosu esi inghizzau una regolita di firma per una petizione meda importante che riguarderà tutto il sardosu. Si vorresi spiegare meglio su itta esti? Esti che vimo in numero quest'anno medas pizzinos della scuola, medas turista, uno parlamentare tedesco, gente di Zalogu, non si è domandato proite questa storia non si conosce. Come è possibile che una storia di tutta l'Europa, non della Sardegna, non dell'Italia, ma di tutta l'Europa, nessuno la conosce. Siamo entrati in Oghe, abbiamo passi zende, siamo entrati con la curiosità e abbiamo scritto una storia davvero incredibile. Chimbe mizza vizzino, de che mizza vizzino, tutto domandende dei schide de bruso, dei studiate, de biere, sos nuraghes e tutto sos museo. E quest'anno un vizzino che ha studiato questa storia, andato a sa maestra, questa storia è bellissima, la che zo connocche, che zo essere interrogato e le ha un bello deghe in storia. È un momento, da voi, un momento l'annato a sa maestra, ma questa storia non esiste in suoi libri. È vero, l'amus o non l'amus? In questa maniera, meda gente, alla fine abbiamo annato calimpuno delle leade questa iniziativa, delle leade questa storia e delle springhe a essere brusco nocchida in Sardegna e in tutta l'Italia. Tanto abbiamo cominciato una petizione, l'abbiamo presentata a tutta l'Italia con de che mizza firma in pagas dies e a Savina è arrivata in Parlamento in 7 8 dies e come sta camminando in suo Parlamento, speriamo che tutti gli scolari dell'Italia possano studiare questa storia su turismo, su economia della Sardegna, possono cambiare se questa storia, come tutti gli slogos, la faghiamo conoscere e studiare come è una storia importante, brutta, sosnuragico, su un stato meda importante a suo comincio della storia del Mediterraneo e dell'Italia e dell'Europa pure. Dunque, Paolo Alberto, io ti torno grazie per questa intervista, ma pure
tempo su che si va tu finza sei moi po sa storia della Sardegna. Questa mostra scelso arabia già in altro luogo su de dottu Sisula, sicché sì. Sperauso ya non ha dottu Sardus, ma comunque sa una parte buona de Sardus. Bengera a biri questo luogo che ti va ribessiri arricca o meda della storia nostra. Grazie a Pal Alberto e speraso di seguire. Nicola, commenta sempre. Grazie Meda. Grazie. Ciao. Posso rispettare i video in 3D, oggi è il decidio di esibire la tomba dei giganti di Sene Thomas in Susarto de Turgali. Dunque, proprio in questa puntata, a un di chistionaso dei sibenidori dell'archeologia, sicuramente esti interessanti e esti utili a comprendi commenti pur questo video su porintessi importanti si può spricai su patrimonio archeologico della Sardegna. Serente a Durgali, in sa parte mesana a chiro orientale della Sardegna, in d'uno territorio ricco di testimonie archeologiche, va sa tomba del suo gigante de Thomas. Isfossata su 1977, est un esempio spantoso de gusta genia del logos de interru, e è sfamata non pezzi vos spessinus architettonicus e sa chistida sua bona, ma vina spossa bellezza del suo paesaggio che viene da furrio. Sa tomba de so gigantes sun sos interros pro distintos de sa civilità venuragica e che dorant sa purrata de sedad de su brunzu, chi gola de su 1700 a belle tutto su 900 ananti di Cristos. Sa mannari soro ad indittado su numene chi la san fatta spo conoscere gasi. In tempo scolados si pensaia da che baiant interradu esseres fantasticos che a orcos o gigantes e la mutian domo de surcu. Tomba de gigante, gigantinos, tumba de paladinos. Sas tumbas a struttura dolmenica, commenta i gusta de Thomas, tenet un aposento lungo e astrinto, fatto con losa de vedra fittas con attera losas de copertura. Questo aposento fia sul luogo dove veniant sa scarena de son mortos e si pensa chi vien sa tuttata de terra chi ne vaghia ad un montoneddu lungo. Saccarata de gustas tumbas è fatta con una filera de pedra scaladorgias, da gusta brusarta a mesana e gustas prospitticas incostados, a tale da ne vagare un'esedra mesudunda. Sa losa, posta in mesu, potet essere arta pru de 3 metros, e schientinata e stannare che in pizzu è statundata e tened un averidorgio pitticu in pes. Sa tumba de Thomas l'han fatta tutto in granito e tened un'esedra con su diametro de belle 11 metros, una losa mesana manna che è starta pruso de 3 metros e mesu e larga 1,80 m. Sa posento de interno in segus, largo belle 1 metro e arto pruso de 1 metro e mesu e lungo 2 metros. Su chianta agattato in su dritto de sesedra fa che pensare chi viva chianta rituale sacrados possos interrados. Sa veridorgio posto in anti de sa losa, impittato bonche bonere sa sofferta fottivas, marcaia d'un liminargio meru e sincero, intere de su mundo de so vivos e de so mortos. Cu forma a sa interpretazione plurregentes, sus interros los faghianta che tende da artu sa scarenas, oru oru d'un montone, appusti da edra mudau o burtulau sa losa manna de pedra de sa copertura. Sos isfossos in sa tumba de so gigante de Thomas, han bogado a craru
ceramica del suo tempo della cultura del Bonnannaro, 1600-1300 a.C., numero del suo luogo sardo, ue l'hai ambuscata po' sa prima porta. A caben di questa cultura, assicuro hai infregato fino a questo monumento. Sunto uno scanto sarrogo de vaso scumpes a forma di strale e corrutas. Attero straste schiattianas di scheddas e tassas, testimoniant che sa tumba l'antimpittava posca in sedave nuragica. Soddos fatto dai cartaginesos in Sardegna, ceramicas prodomo e una teula testimoniant in tamas in su dritto aiant abitado finas in tempo romanus. Mentre sa buscata d'un'ampulla imbidriava, non mostra da sicuro chi su monumento lo conosciant e l'abitaiant finzas in su medioevo. Chi si è preso questo video, di Boresi Biriatrosu, fatto sulla propria maniera, depois andai in Sarrezza e digitai virtualarcheologi.sardegnacultura.it. Noso seso arribauso a sacabu de questa puntata e vuru de su programma. Dunque, sa depeuso dorai grazie a tutto questo che sante a giurau a fare su programma e stannai a sa regione autonoma dessa Sardegna, sa assessora a sa cultura. E a sua soprintendenza archeologica poi provincia de Casteddu e d'Aristanis. Tora su grazias in pruso a ischisante a giurau a fai questa puntata. Stannai a su comune de Borone e a su architetto Gianni Gallus, a su comune de Las Plassas e a su museo Muda, a su archeologo Giorgio Murru, a su archeologo Davide Schirru. Tora su grazias a Buru a su comune de Arzachena e a Samosta Nuragica e a su dirigitori de Samosta Paolo Alberto Pinna. E stetti un viaggio lungo a intro su dei giassu, su dei sprendas chi due punti in Sardegna. Esti stetti un'esperienza bella, bonosu, prodotto su staff e si torna su grazias a pose sisichio in questa dolce puntata e si convita a sisichiri in sa prossima edizione. Asibiri luegoso.